sicurezza stradale è un problema di rilevanza mondiale e anche l'università intende partecipare a questa attività. In particolare la Federico II ritiene che, pur essendo attiva sulla sicurezza stradale, non è sufficiente fare attività di ricerca, non è sufficiente fare attività di didattica, non è sufficiente fare sviluppo tecnologico, ma occorre rinforzare l'azione verso la fascia più importante, che è la fascia dei giovani. Una campagna di sensibilizzazione, di educazione, formazione delle scuole, formazione delle scuole e degli studenti in sedi esterne, quale ad esempio l'Aula Magna di Piazzale Tecchio della Federico II, la Basilica di San Giovanni Maggiore dell'Ordine degli Ingegneri, in modo tale da trasmettere il messaggio a quanti più studenti possibili, che poi in un secondo momento parteciperanno a un concorso di idee che quest'anno si chiama Inventa un segnale stradale. Cioè i giovani delle scuole saranno loro stessi a pensare a un segnale che possa migliorare la sicurezza. Il progetto poi finirà il 18 aprile 2018 in Piazza del Plebiscito, dove ci sarà la premiazione degli studenti e un villaggio con esposizioni da parte di tutte le forze e tutti gli enti partecipanti, con il cosiddetto villaggio crescere guida. Cittadini del futuro e crescere in sicurezza, perché le regole in realtà sono le nostre ali, ragazzi, per essere sicuri e soprattutto per essere amici di tutte le persone che incontriamo quando guidiamo lo scooter, quando guidiamo la macchina, non essendo mai un pericolo per noi stessi e per gli altri. L'associazione I Meridiani presentano il progetto Sii Saggio, Guida Sicuro. È un progetto che coinvolge tantissimi giovani di buona volontà e che è mirato essenzialmente alle scuole, soprattutto agli studenti delle scuole medie superiori. Questo progetto ha essenzialmente lo scopo non solo di informare, ma anche di creare una mentalità che sia una mentalità giusta e sana sul problema del traffico, sul problema del movimento. Tra il Dipartimento di Scienze Sociali, nella fattispecie con gli insegnamenti di psicologia sociale e il progetto Sii Saggio, Guida Sicuro, è legata alla volontà di valutare ex ante, in itinere ed ex post gli esiti delle attività che da anni oramai il progetto pone in essere. Nella fattispecie l'idea è quella di rilevare quali possono essere i predittori di tipo psicosociale, cognitivi e psicosoggettivi che stanno alla base di alcuni comportamenti a rischio. Innanzitutto tentando di smontare un pregiudizio che esiste anche negli operatori e negli addetti ai lavori, che è quello di vedere sempre queste attività legate alla percezione soggettiva. Il rischio è solitamente inteso come rischio percepito. La nostra idea è quella di dimostrare che la percezione, che è semplicemente un'attività sensoriale, è soltanto una parte della spiegazione del problema.